Abbiamo voluto fare il massimo, quindi andare proprio dentro ogni singola crepa, ogni singolo buco, andare a chiuderlo per il problema dell'infiltrazione dell'acqua, poi andare a ricostruire gli angoli smussati, tutto ciò che era decaduto, perché sono passati 500 anni da quando è stato fatto. Quindi è stato fatto proprio un lavoro meticoloso, hanno lavorato 130 persone, tutta questa parte di marmo è tutta quanta stata ripresa, era anche tutta sporca se vogliamo, cioè il giorno in cui hanno tolto tutte le impalcature, wow, sembrava una gemma che fioriva, cioè quindi proprio uno splendore. Quindi è stato tutto passato e non è che tu puoi passare con delle lance per poter arrivare, no, bisogna passare centimetro per centimetro con questi specialisti che fanno i restauri, e per questo che è un'opera speciale.